Bentornati nella cucina natalizia del Club delle Ricette. Oggi prepareremo insieme una ricetta semplicissima, super facile, da preparare con i più piccini e dedicata ai più piccini anche. Prepareremo dei bellissimi alberi di Natale fatti in formato pizzetta, con un po' di salamino. Insomma, una ricettina che potrete fare con i più piccini, 10 minuti, quarto d'ora, tutto pronto, perfetto per un aperitivo dedicato anche a loro o per un antipasto un po' diverso dal solito. Vediamo insieme come si prepara. Per preparare le nostre pizzette ad alberello di Natale iniziamo preparando la salsa al pomodoro. Quindi passata di pomodoro, un po' di sale e un po' di origano. Infine un po' di olio d'oliva. Mescoliamo bene tutto. Ed ecco pronta la nostra salsa. Mettiamola in parte e iniziamo a preparare i nostri alberelli. Prendiamo un foglio di pasta sfoglia, possibilmente rettangolare, ma solo per un fattore di comodità. Stiamo per bene. E iniziamo con un bellissimo coppa pasta a forma di alberello a ricavare i nostri alberelli. Uno. Due. Poi non preoccupatevi perché, come ben saprete, con la pasta avanzata la rimpastiamo e riusciamo così ad ottenere ancora un po' di alberelli. Ed ecco fatto. Allora, spostiamo le nostre pizzette e iniziamo a disporle su una teglia da forno. Ricordatevi di tenerle un pochino distanziate perché, come ben sapete, la pasta sfoglia poi aumenterà di dimensioni. Sgonfierà un po' e è quello che noi vogliamo. Qui saranno belle, fragranti. Prendiamo la nostra salsa al pomodoro e iniziamo a mettere un po' su ogni alberello. Qui andrà a gusto, se volete potete ovviamente mettere di più, di meno, ognuno insomma fa un po' giustamente come gli piace, come la ricetta toscana, come gli garba. Fatto, prendiamo della mozzarella, guardate come è fatta. Noi l'abbiamo grattugiata con un grattugio un po' particolare, un po' speciale. Spostiamo un attimino i nostri alberelli in parte e prendiamo dei bellissimi salamini piccoli 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 e li tagliamo a fettine. Mettiamo da parte i nostri salamini e riprendiamo i nostri alberelli di Natale. Allora, iniziamo a disporre sopra un po' di rondelline che vedete, la cosa particolare è che sembrano quasi un po' delle palline di Natale. Vedete. Andiamo in fornale e vediamo subito dopo il risultato. E dopo 10-15 minuti in forno, ecco qua le nostre bellissime pizzette albero di Natale con un pochino di salamino. Veramente spettacolari, perfette per un aperitivo o un antipasto natalizio molto gustoso. Avete visto? Una ricetta facile, 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 dedicata ai più piccoli, che potete realizzare con i più piccoli. Risultato avete eccezionale, carinissimi, ottimi da mangiare, ottimi da preparare. Che dire, non mi resta nient'altro che buon Natale e preparate anche voi i nostri bellissimi alberelli di Natale in pizza. Buon Natale!